Sono state convocate da Federmeccanica le altre organizzazioni sindacali e non la FIOM, e riteniamo che questo sia inaccettabile e siamo qua per dirlo, ma crediamo che non sia neanche legittimo, perché c'è un accordo che la CGIL ha firmato con Confindustria e le altre organizzazioni sindacali, dove si dice che per fare i contratti, cioè per partecipare alle trattative, la cosa che conta è quanto si rappresentano i lavoratori, e la soglia è quella del 5% della categoria. Io penso che sia a tutti evidente che i metalmeccanici della FIOM rappresentino ben più del 5% della categoria. Il contratto Fiat primo livello nei fatti si sta estendendo a tutti i lavoratori italiani, sancirà un peggioramento complessivo delle condizioni dei lavoratori, tra l'altro non dando nessun risultato dal punto di vista produttivo occupazionale. La crisi è addirittura peggiorata, noi seguiamo come territorio soprattutto l'azienda dell'indotto, del primo indotto di Fiat. Con ciò verifichiamo che la situazione sta drammaticamente peggiorando, facendo l'esempio con Alphaplast piuttosto che Lear, piuttosto che Johnson, senza commesse di Mirafiori, sono aziende destinate purtroppo ad allungare la loro cassa, in alcuni casi come l'Alphaplast addirittura con una possibile chiusura. Di quante persone stiamo parlando? Alphaplast di 55 persone, come Lear di 400, come Johnson di 250. Più tutto l'indotto nel giro del piemontese, parliamo di 20.000 addetti. La Romi è un'azienda che produce macchine presse per lo stampaggio di plastica. In totale sono 156-160 persone, l'azienda ritiene di tenere solo più un sito con 28 e noi questo non lo possiamo accettare. Noi siamo proprio determinati a farlo restare anche come un prodotto italiano, perché qui vengono sempre di più a prendere e scappano la nostra tecnologia. E se la Fiat e quindi Marchionne investisse un po' di più in Italia anziché portare tutti i prodotti all'estero, probabilmente a Torino avremmo un po' meno di crisi.